Insomma, comandante, un'operazione davvero di pedinamento classica dei carabinieri e intercettazioni che si è portata a termine con un risultato. Sì, si è chiuso il cerchio sul latitante, sul cianchino che la sera di Natale si era allontanato dalla casa dove i nostri sono intervenuti per arrestare quattro persone e sequestrare oltre 600 grammi di cocaina. Abbiamo avviato un'attività di indagine pura coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa che ha permesso, attraverso il monitoraggio di tutti i parenti e di tutte le persone che in qualche modo ritenevamo potessero avere dei collegamenti e potessero svolgere il ruolo di fiancheggiatori a favore del cianchino, ci ha permesso di individuare un soggetto non parente a lui vicino per militanza, diciamo, criminale si stava preparando a portargli 20.000 euro e una valigia con dell'abbigliamento che avrebbero consentito al cianchino, che è stato arrestato dal personale inviato da questo comando provinciale a Nichelino in provincia di Torino, questi soldi avrebbero consentito al cianchino di spostarsi poi all'estero, probabilmente in Spagna. Ovviamente una falsa carta d'identità. Sì, è stato trovato in possesso di documenti falsi, patente, carta d'identità e la tessera sanitaria, tutte intestate a un incensurato. Diceva che non è stato semplice ricostruire i suoi movimenti proprio perché insomma c'erano diversi personaggi che nel frattempo si erano trovati. Ha goduto sicuramente di appoggi, e lo dimostra il fatto che fosse giunto a Torino e poi le piste erano tante, si era cercato di individuare tutti i possibili soggetti che fuori da Siracusa avevano in qualche modo un contatto, poi le indagini si sono indirizzate su questo fiancheggiatore che è stato comunque segnalato all'autorità giudiziaria e che è stato fermato con i soldi e con la valigia invece in questa provincia al confine con Catania nella zona tra Agnone Bagni e Vaccarizzo.